Il 2022 deve diventare un anno nei quali tanti temi di matrice amministrativa si sintetizzano sotto un concetto che secondo me deve contraddistinguere il futuro amministrativo e politico della Valle d'Aosta, e cioè il concetto di inclusione. Veniamo spessissimo rappresentati come sono solo 126.000 abitanti. In realtà dobbiamo imparare, prima di tutto dobbiamo farlo noi stessi, che non siamo 126.000 abitanti soltanto, ma siamo la regione con la minor densità di popolazione per chilometro quadro. E quindi ad ognuno di noi competono tante cose e ognuno di noi ha tante responsabilità più degli altri, perché nonostante gestiamo un territorio così ampio e così imponente, in realtà questo territorio è un territorio molto complesso ed è un territorio fragile che, come ho appena finito di dire, sta tutto sulle spalle di ogni singolo valdostano, per cui tantissimi temi, quello della digitalizzazione, quello delle opere pubbliche, quello del territorio e anche quello delle finanze, in realtà devono essere lette, secondo me, sotto un profilo unico, e cioè quello dell'inclusione. La Valle d'Aosta deve avere un modello politico e amministrativo che tende a fare in modo che la persona che abita nel posto più comodo possa permettersi di vivere come la persona che vive nel territorio montano più lontano dal centro e più disagevole. Questo deve essere il modello di società che di fatto deve contraddistinguere tutti quanti noi. Sono assolutamente certo che non sarà il 2022 l'anno nel quale riusciremo a fare questo, ma in un anno così delicato, dopo il Covid, con un PNRR che cerca di centralizzare tutto, secondo me l'anno che verrà deve prima di tutto cominciare un percorso di questo tipo.